Sulla politica estera, purtroppo, noi dobbiamo registrare che ci hanno detto che con il governo Conte l'Italia sarebbe tornata centrale, invece segnalo sommessamente che il governo italiano non esiste su nessuno scacchiere, su nessuno scenario. Perché un paio di giorni fa, mentre c'era una, diciamo, sospetta caduta di un aereo ucraino, mentre c'era il bombardamento delle basi USA in Iraq, mentre c'era la Turchia che entrava in Libia, la maggioranza di governo si vedeva per parlare di legge elettorale. E di legge elettorale proporzionale, cioè di come provare a rimanere al governo quando si perdono le elezioni, impedendo agli italiani di scegliersi un governo. Questi devono andare a casa perché sono pericolosi e sono indegni di rappresentare una nazione come l'Italia, che è una delle principali potenze mondiali e che ha qualche interesse, diciamo, da difendere, soprattutto sullo scenario libico, che questo governo non è in grado di affrontare. La scena imbarazzante di vedere il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che pensa di fare C'è posta per te con Serraj e Haftar, invitando l'uno all'insaputa dell'altro e pensando che così farà fare solo pace a favore di telecamera, è, diciamo, una bella fotografia sull'inutilità di questo governo.